L'anello F di Saturno, in apparenza liscio e regolare, nasconde invece uno zoo brulicante di oggetti dalle dimensioni più varie. Da asteroidi di mezzo miglio a lune di un centinaio di chilometri di diametro, come Prometheus, in grado di offrire spettacoli straordinari. Ne sono un esempio gli zampilli di ghiaccio lunghi 180 chilometri, che si originano dalla collisione delle lune di Saturno con la circonferenza anulare. Tutte le immagini sono state catturate dalla sonda americana Cassini. Oggi ci aspetta un viaggio glaciale al Polo Sud, uno degli ecosistemi più sensibili ai cambiamenti climatici. Navighiamo nel mare di Ross, che come tutti i mari antartici è sotto la giurisdizione di un gruppo di nazioni. Alcune hanno interessi scientifici, altre hanno interessi commerciali nella regione. La Commissione per la conservazione delle risorse marine antartiche sta deliberando proprio in questi giorni sull'istituzione dell'area protetta. Fino ad oggi l'impatto umano è stato limitato, ma le cose potrebbero cambiare. Guardiamo il servizio. Di chilometri dall'ultimo insediamento urbano esiste l'unico oceano della Terra rimasto incontaminato, è il mare di Ross. Grande quanto lo stato dell'Alaska e situato in prossimità dell'Antartide, è la zona marina più isolata della Terra, un luogo dove foche e pinguini possono ancora dominare le onde. Ma il suo destino è purtroppo al centro di un acceso confronto diplomatico tra Stati Uniti e Nuova Zelanda. Sembra infatti che siano falliti i tentativi, da parte degli americani, di rendere il mare di Ross un grande parco marino dove vige il divieto di pesca e dove gli scienziati possano tranquillamente studiare il cambiamento climatico. Il progetto ha infatti trovato l'opposizione degli esponenti politici neozelandesi. Il motivo principale risiederebbe nei tanti interessi legati alla pesca proprio in quel tratto di mare. Contestazione che però non sembra del tutto fondata. Basti pensare che solo il 2% dell'intero fatturato ittico del paese proviene dal mare di Ross e che questo porta alla nazione solo 16 milioni di dollari su un totale di 1 miliardo di dollari. Ad essere preoccupati per la realizzazione del parco, oltre ai pescatori neozelandesi, ci sono anche la Corea del Sud, Russia e altre nazioni che sfruttano l'oceano ormai dal 1990. Gli Stati Uniti, al contrario, non hanno alcun interesse di pesca nella zona, anche se spesso il pesce catturato finisce sulle tavole dei ristoranti di lusso americani. Il progetto sembra però davvero importante, così come ha detto Peter Young, cittadino neozelandese e autore di un documentario sul mare di Ross, quasi tutti gli oceani della Terra sono stati colpiti e influenzati dall'umanità. È quindi necessario salvare uno degli ultimi posti incontaminati sul nostro pianeta. Ed ora per le eccellenze della ricerca italiana è giunto di nuovo il momento di scendere tra i ghiacci polari. La stazione italiana di Mario Zucchelli, situata nella baia Terranova che si trova proprio nel mare di Ross, inaugura la 28ª campagna artica estiva 2012-2013. L'iniziativa coinvolge l'ENEA per l'attuazione della spedizione, mentre il CNR, che è il Centro Nazionale delle Ricerche, come ente programmatore e coordinatore scientifico. Allora colleghiamoci subito telefonicamente con il ricercatore del CNR Maurizio Azzaro. Buonasera Maurizio, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti. Ecco, lei è in partenza per questa importante missione. Sì, sono agli ultimi preparativi, come si dice, proprio col borsone pronto per partire. Il borsone, insomma, dato dall'ENEA in passato, perché ho già fatto altre spedizioni nel 2001 e nel 2005. Quando sarà il giorno della partenza? Il giorno della partenza sarà martedì 23 prossimo. E durerà per?
Circa 30 giorni imprevisti da mettere in conto, quali per esempio aerei che non possono partire per l'Antartide o ritornare dall'Antartide verso la Nuova Zelanda. Certamente. Allora Maurizio, prima di entrare nel vivo, nello specifico della missione, ci può spiegare com'è che ci si prepara per un'attività di questo genere, insomma nel Polo Sud, nell'Antartide, che sicuramente non è un clima a cui siamo abituati? I neofiti, cioè quelli che non sono mai andati in Antartide, devono fare un corso di addestramento e un corso di sopravvivenza curato dall'Enea, che è appunto l'ente attuatore. Dopodiché si devono sottostare anche a dei test psicologici e a una visita medica accurata presso l'Istituto dell'Aeronautica Militare. In che cosa consiste il corso di sopravvivenza? Il corso di sopravvivenza, prima c'è un corso teorico su tutto quelli che sono i materiali da utilizzare, tutte le possibili problematiche che si possono verificare in situ, perché non dimentichiamo che le problematiche sono diverse anche da chi va in mare e resta in nave, oppure chi poi lavorerà sul pacco oppure in dei campi remoti all'interno dell'Antartide. Quindi comunque tutti devono essere pronti a tutte le problematiche che possono sopraggiungere, anche se nella realtà poi là in Antartide comunque siamo sempre coadiuvati dal personale esperto della logistica dell'Enea e da uomini scelti di diversi corpi militari italiani. Ecco, ovviamente quindi voi avete un addestramento dove proverete anche la vostra capacità fisica e psicologica di poter adattarvi e superarvi a questa attività nel Polo Sud. Vi aspetta comunque un lungo viaggio per arrivare in Antartide, quanto ci vuole, come fate a raggiungere la base? Sostanzialmente io abito a Messina, quindi parto da Reggio Calabria, giorno 23, arrivo a Roma, poi prendo un volo Roma-Londra, successivamente un volo Londra-Sydney, dopo un'ora arrivato a Sydney prendo un altro volo per arrivare a Christchurch in Nuova Zelanda, che è l'ultima tappa prima di andare in Antartide. A quel punto ci sono due possibilità: o si va in nave, così come sono andato nelle altre due passate esperienze, con un tragitto di circa 7-9 giorni, oppure come questa volta andrò in aereo da Christchurch verso l'Antartide. In che cosa consiste la sua missione? Noi il progetto a cui io afferisco studia il flusso di carbonio nel ghiaccio marino e in particolare studia la dinamica stagionale nel pack ice annuale in due differenti ecosistemi che sono la baia Terranova e la baia di Woods nel mare di Ross. Saranno studiati diversi parametri, in particolare i processi trofici e gli standing stocks dei nutrienti e la materia organica disciolta e particellata, i batteri, il fitoplancton, il micro e il mesozooplancton e poi alcuni pesci pelagici abbondanti quali il Pleuragram antarcticum. Ecco, questi sono nomi un po' difficili da comprendere. Com'è che farete le analisi? Prenderete dei pezzi di ghiaccio, analizzerete quindi... Sostanzialmente, studiando il pack ice sopra il mare, noi prenderemo una carota di ghiaccio e la studieremo lungo la sua lunghezza, sia dal punto di vista chimico, sia dal punto di vista biochimico che dal punto di vista biologico. Poi, inoltre, preleveremo la porzione di acqua lungo la colonna d'acqua sotto il foro che abbiamo praticato precedentemente e metteremo anche delle trappole di sementazione al fine di vedere come la sostanza organica affonda lungo la colonna d'acqua e quanto è il trasferimento della sostanza organica lungo la colonna d'acqua. Qual è l'obiettivo di queste analisi? Tra i nostri obiettivi vi sono quelli di determinare la capacità portante, le risorse disponibili, nonché i fattori che limitano la produzione biologica lungo la colonna d'acqua e nel ghiaccio. Per quanto riguarda invece i cambiamenti climatici? I cambiamenti climatici, è chiaro che per studiare i cambiamenti climatici bisogna fare dei progetti a lungo respiro con più anni di campionamento. In questo momento il progetto a cui afferisco
È un progetto di la durata biennale, però per esempio recentemente quest'estate abbiamo fatto un seminario in cui abbiamo un po' raccolto tutto quello che erano i dati di vari progetti e si è visto, mettendoli insieme dal punto di vista multidisciplinare, come è già possibile vedere comunque dei cambiamenti all'interno del mare di Ross con vari parametri biologici. Nella fattispecie, per esempio, il mio parametro, che è la biomassa microbica, si è visto che a Baia Terranova, in una serie temporale che va dall'89 al 2010, vi è un aumento della biomassa a livello costiero. Maurizio Zara, a me non resta che augurarle un buon viaggio e soprattutto un buon lavoro. Magari ci sentiremo al ritorno per vedere quali saranno i risultati a cui sarete raggiunti. D'accordo, grazie a tutti. Buonasera. Tutti gli approfondimenti li trovate anche sul nostro sito internet classmeteo.com. Se avete delle domande da farci, scriveteci una mail all'indirizzo meteo@class.it. Ed ora torniamo a parlare di meteorologia, perché dopo un weekend quasi estivo con temperature di molto sopra la media stagionale, che cosa ci aspetta la settimana prossima? Tornerà l'autunno oppure no? Chiediamolo subito al nostro meteorologo Matteo Zanetti. A te, Matteo. Sì, grazie Serena. Ci sono dei segnali di cambiamento, soprattutto a partire dalla seconda metà della prossima settimana. Infatti la settimana partirà decisamente piacevole, con temperature miti e tanto sole. Vedete questa grafica riferita alla giornata di mercoledì, quando cominceranno a cambiare le cose. L'alta pressione, vedete, sarà ancora padrona del Mediterraneo occidentale, della penisola iberica, ma in Italia cominceranno ad arrivare delle infiltrazioni più umide provenienti da un'altra bassa pressione presente in Atlantico. Per quanto riguarda le nubi e piogge, potremo stare tranquilli almeno fino alla giornata di martedì, poi mercoledì avremo maggiore nuvolosità con delle piogge che potrebbero coinvolgere soprattutto il centro-sud sotto forma di rovesci, qualche temporale, specie vedete sul versante tirrenico dalla Toscana fin verso la Calabria. Comunque le temperature ancora non caleranno, diciamo che almeno fino alla giornata di mercoledì e giovedì avremo temperature sicuramente miti con massime oltre i 20 gradi praticamente su quasi tutta la nazione. Poi a partire dal prossimo fine settimana, ecco, prevediamo un calo più deciso. Di tutte le notizie su meteo, clima e ambiente parliamo sul nostro sito internet classmeteo.com. Lì non solo potete trovare tutti gli approfondimenti, ma dovete visitare il sito tutte le volte che avete bisogno di previsioni del tempo, perché inserendo semplicemente il codice postale o il nome del paese in cui vivete o il paese che andate a visitare durante il weekend, trovate le previsioni del tempo fino a 10 giorni di distanza. Per qualsiasi dubbio, questione, argomento di cui volete parlare con noi, basta scrivere una mail all'indirizzo meteo@class.it. E sempre sul sito trovate l'archivio delle puntate di Prometeo che potete riguardare comodamente dal web. A me non resta che darvi appuntamento a domani, la solita ora, alle 17:10, per parlare con Prometeo di tutto ciò che riguarda il nostro pianeta. Nel frattempo vi auguro non solo un buon weekend, ma anche un buon proseguimento di serata con la programmazione di Class TV e MSNBC. Ci vediamo lunedì. Come fare per risparmiare sulle bollette? Non solo lavatrici di notte o luci spente quando non serve. Le strategie per ridurre i consumi e far bene all'ambiente sono tante. Lunedì con Prometeo cerchiamo di capire come consumare meno direttamente a casa.